Siamo con Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale. Parisi, come giudica il cammino nei confronti appunto dell'agenda digitale con un'attenzione chiaramente più specifica su quello che non si è fatto? Credo che sia importante dire intanto quello che si è fatto. Solo un anno fa eravamo praticamente a zero, eravamo quasi, non dico gli unici, ma insomma sicuramente il mondo dell'industria ICT italiano è stato l'unico a presentare un progetto compiuto al governo, esattamente era il novembre del 2011 quando si insediò il governo Monti. E da allora molte cose sono state fatte. Innanzitutto il governo ha preso coscienza dell'importanza di questo dossier, e poi sono state fatte le norme, la governance per organizzare la realizzazione dell'agenda digitale in Italia. Ora c'è molto da fare, ovviamente, nel senso che in concreto, dal punto di vista degli effettivi investimenti e dal punto di vista delle effettive scelte, è stato fatto poco, nel senso che è stata fatta una legge di contesto utile per sciogliere alcuni nodi, è stata fatta sicuramente l'agenzia, che è il soggetto operativo, molto utile. Ora bisogna fare le cose, quindi bisogna non solo implementare le norme con i decreti attuativi, ma soprattutto fare le scelte, e le scelte sono scelte complesse, specie se parliamo della pubblica amministrazione. Vuol dire mettere insieme le strategie di sviluppo tecnologico delle diverse amministrazioni, delle diverse regioni, coordinare i comuni, cioè c'è un grande lavoro la cui logica di fondo è proprio quella del coordinamento. Cioè noi in Italia abbiamo una situazione a macchia di leopardo, dove ci sono delle realtà, specie regionali, molto avanzate, che hanno fatto delle cose utili, ma delle cose che però rimangono nell'ambito della regione o del territorio. Invece l'agenda digitale è proprio il contrario, cioè è proprio l'integrazione di tutte le informazioni in modo tale che ci sia un'unicità sul territorio nazionale degli standard informatici, degli standard di comunicazione, dell'uso dei dati, in modo tale che da qualunque punto d'accesso, da qualunque amministrazione e qualunque cittadino possa avere l'interoperabilità e la circolazione delle informazioni sull'intero territorio nazionale. E questo non è molto facile, è una delle leve più importanti per realizzare effettivamente l'agenda digitale in Italia. Ad oggi siamo in una fase di transizione politica. Cosa si aspetta, ovviamente sul tema dell'agenda, dal prossimo governo? Mi aspetto che ci sia ancora più attenzione di quella che c'è stata soltanto nella seconda metà della vita del governo Monti rispetto al nuovo governo. Purtroppo il tema delle tecnologie di internet viene molto utilizzato dalla politica come strumento di acquisizione del consenso, e viene invece ancora poco percepito come grande strumento, da un lato di leva di sviluppo economico e dall'altro invece poi di integrazione sociale, intesa in senso lato, nel senso che l'internet può rendere più favorevole l'accesso alla pubblica amministrazione, può far costare meno la pubblica amministrazione, può essere una vera e propria leva di profondo cambiamento. Tutti i grandi nodi che sono storicamente i nodi dell'inefficienza del nostro sistema economico possono essere affrontati con la tecnologia. Purtroppo da questo punto di vista c'è ancora scarsa sensibilità, cioè si mette il tema di internet tra le varie cose che devono essere fatte, mentre invece il tema della tecnologia digitale, dell'economia digitale, pervade tutto. Io per esempio sono personalmente abbastanza contrario a che ci sia un ministro dell'agenda digitale, mi sembra un po' una sciocchezza, mi sembra soltanto mettere in un angolo una responsabilità. Io ricordo che quando negli Stati Uniti nel 1993, cioè 20 anni fa, si decise di partire con quella che oggi chiamiamo agenda digitale, ma che allora era Reinventing Government e le autostrade digitali, il vicepresidente degli Stati Uniti fu quello che giorno per giorno si occupò dalla Casa Bianca quotidianamente dello sviluppo, e quella cosa è stata il cambio di marcia nell'economia americana. Oggi è l'economia più ricca dal punto di vista dell'agenda digitale grazie alle scelte fatte 20 anni fa dal governo e prese in mano dal vicepresidente degli Stati Uniti, col pieno consenso di Clinton ovviamente. Quindi è sbagliato relegare a un signore digitale una responsabilità collaterale, è una cosa che pervade tutto, e quindi da questo punto di vista noi ci aspettiamo che il nuovo governo prenda in pieno questo e percepisca fino in fondo l'importanza
di queste cose. A guardare la campagna elettorale ho paura che ci tocca essere un po' pessimisti, però la campagna elettorale è solo all'inizio e quindi speriamo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane questo tema prenda piede.